Alessandro Bassoli, come giudicare questo 0-0? È pur sempre il secondo risultato utile di fila, il terzo nelle ultime quattro partite. Sì, è importante dare continuità. Diciamo che l'obiettivo nostro era quello di portare a casa i tre punti. Non ce l'abbiamo fatta, ma la cosa positiva è che non abbiamo subito gol e questo è molto importante. Difficile giocare contro una squadra scorbutica come la loro, che non ti dà ritmo, non ti permette di prendere ritmo perché gioca molto palla, cerca soprattutto di spezzare il gioco avversario. Sì, sì, è difficile, lo sapevamo che loro si chiudevano dietro e puntavano più sulle ripartenze. Contro squadre del genere è molto importante l'agonismo e la cattiveria. Se trovi una squadra che si apre un po' di più per imporre il suo gioco, hai più spazi per poi trovare il gol, ecco. Da valorizzare l'aspetto positivo del fatto che per la seconda partita di fila non avete subito gol, che è un dato importante. Sì, sì, secondo me è molto importante. Le partite le vinci se non subisci gol e poi con la qualità che abbiamo trovi la zampata vincente per portare a casa i tre punti. Oggi non ci siamo riusciti, ma proviamo a farlo la settimana prossima. Cosa è mancato invece davanti? Cosa manca complessivamente? Perché segnate poco. Forse un po' l'ultimo passaggio, un po' di lucidità. Magari difendiamo 11 in 11 e trovare la lucidità per l'ultimo passaggio magari non è facile, però dobbiamo migliorare in questo, anche nelle palline attive dobbiamo migliorare, che abbiamo fatto pochi gol. La settimana scorsa abbiamo risolto la partita proprio da un calcio d'angolo e dovevamo riuscirci anche oggi vedendo i calci d'angolo che abbiamo battuto, quindi dobbiamo migliorare un po' su questo aspetto secondo me. Lo spirito però, lo dicevi anche tu, è quello giusto, quello che servirà anche in una trasferta impegnativa come quella di Macerata, che è un altro scontro diretto fra squadre che vogliono evitare la zona play-out. Sì, sì, affrontare le partite in questa maniera è il punto di partenza, poi la qualità e il gioco è una conseguenza secondo me.